Complimenti per la partita, per il gol, per tutto ciò che hai offerto oggi, insomma, in favore della tua squadra. Grazie, sono contento della mia prestazione che ha aiutato a far vincere la squadra dopo un mese che non riuscivamo più a vincere. Poi il tuo gol ha sbloccato un po' una situazione che si poteva anche trascinarsi magari, no? Sì, perché comunque loro comunque sono una bella squadra, erano chiusi. Per fortuna abbiamo trovato questo, il primo gol mio e subito dopo il gol di Malacarne. Dopo la partita si è messa nel binario giusto. Ma rispetto a un mese fa cos'è cambiato in voi? Non lo so. Noi la prepariamo nello stesso modo in settimana. C'era sempre la stessa determinazione. Ci sono certe partite che gira, certe partite no. Non so, anch'io me lo chiedo ogni settimana. E già a Busto avete fatto vedere, insomma, di essere una squadra in ripresa, oggi più che mai. Sì, c'è stata sicuramente una reazione da parte di tutta la squadra. Peccato per i 2-2 di lunedì e oggi è stata un'ottima partita. Ecco, l'ultimo calo di tensione nell'ultimo quarto d'ora a cosa è dovuto? Eravamo sul 3-0, ci sta un poco, tutta la partita comunque era mantenuta ad alti livelli, ci sta un attimo di calo di concentrazione. Scusa, il primo o secondo gol quest'anno per te? Il terzo gol, sì. Beh, insomma, ci hai preso gusto adesso. Sì, dai, fa sempre piacere segnare. Senti un segnale, per voi anche il resto del campionato, il Treviso c'è, non molla fino alla fine? Noi non abbiamo mai mollato, siamo sempre là, adesso vediamo il recupero con la Valenzana. Comunque ce la lotteremo fino alla fine. Qual è stata secondo te la chiave della vostra vittoria? L'abbiamo preparata bene, conoscevamo molto tatticamente, li conoscevamo bene i due esterni larghi e li abbiamo chiusi. E dopo comunque ne abbiamo fatto un'ottima partita. E secondo te questo Treviso, se continuerà a giocare così, può dirla sua anche in chiave promozione? Beh, questo sicuramente, siamo là, io credo che lotteremo fino alla fine per il campionato. In due partite ti sei guadagnato praticamente sul campo la conferma da titolare, complimenti. Non è da tutti partire così sparati, arrivare e partire. Diciamo, è andata bene il lunedì, poi riconfermarsi è sempre importante. E cerco di fare il mio meglio, cerco di dare il massimo contributo per la squadra e questa vittoria è importantissima. Senti, Melania, hai parlato su Serafini, quel colpo di testa. Oggi hai dovuto fare un altro miracolone che ha tolto la palla del 3-2. Sì, poi a 10 minuti dalla fine poteva dar qualche fastidio andare sul 3-2 gli ultimi 10 minuti, un po' che non ci meritavamo perché noi abbiamo dominato sempre la partita, quindi non ci meritavamo neanche di andare sotto quasi a un gol dalla fine, quindi non... Meglio così, sono pagato per questo in teoria, quindi sono qui e devo fare il mio lavoro. Senti, il tuo esordio allo stadio Tenny, positivo perché porta la vittoria e poi? Dà sicuramente tanto morale, tanta fiducia, già lunedì a Busto abbiamo fatto qualcosa in più che ci mancava nell'ultimo mese, poi davanti ai tifosi ritornare alla vittoria è importante. Quindi qualche risultato positivo oggi per voi, qualche pareggio delle dirette concorrenti, ci credete ancora ai primi due posti? Ma noi dobbiamo sempre puntare, cercare davanti, è bruttissimo guardare le spalle, io cerco sempre di vedere davanti, poi quello che fanno gli altri non ci interessa relativamente, noi dobbiamo solo entrare in campo e fare queste partite che stiamo facendo adesso. Cioè, questa rivalità tra virgolette, concorrenza interna è uno stimolo per voi? Sicuramente la concorrenza porta sempre un maggiore impegno sia davanti agli allenamenti che quando scendi in campo, quindi la concorrenza giusta quando è giusta fa bene. Siete usciti dal tunnel e prima cosa c'era che vi frenava? No, non è che siamo usciti dal tunnel, è che magari siamo stati meno bravi a risolvere certi problemi che dovevamo distinguere, interni che dovevamo distinguere. E ora che le cose sono sistemate, anche psicologicamente siamo tornati alla carica. Ecco. Un Treviso che punta adesso di nuovo a tornare laddove era qualche tempo fa. Sicuramente noi le posizioni comunque, anche perdendo tre partite di fila, non le abbiamo mai abbandonate. Eravamo sempre in zona playoff e ora siamo ancora attaccati all'osso e cerchiamo di non lasciarlo fino alla fine. La bella stagione vi favorisce come anche struttura di squadra, tecnica? Beh, sicuramente è normale che i campi pesanti non ci aiutano, però dobbiamo cercare di adattarci a qualsiasi situazione e lo stiamo facendo. Ecco.
è normale che provarci non costa nulla. Io sono qui a disposizione del Treviso e cercherò fino alla fine dei giorni che indosserò questa maglia di portarla in alto.